player. When you ain't seen nothing, it's clear. Me and my squad gon' turn on the squash like we don't see no other players. Ain't nothing to squash, ain't nothing to solve. You played and you already did. I'm ready to mob, I'm ready to mosh, and move with nobody scared. Where were you when the West rose up? Continue to rule the world! Fousey goes godlike! You was there, you didn't hold the law! This is what peak League of Legends looks like! Signore e signori, eccoci qua ritrovati con un altro giorno di MSI, il quinto giorno di MSI, il secondo giorno della fase di ritorno, e siamo qua con i player che arrivano allo stadio, arrivano on stage, pronti e carichi per un'altra giornata, e oggi un altro gruppo. E li vedete di fronte ai nostri occhi, eccoli lì, Mad Lions, con lo zaino dei Big, ma questa è un'altra questione, non vi preoccupate, sono sempre i Mad Lions. Li vediamo uscire dal furgoncino, vediamo Armut, vediamo il suo sguardo che si fa strada verso lo stadio e signori, siamo pronti! Bellissimo, come sempre. A dir poco, a dir poco. Ah, che giornata, che giornata. Oggi l'Europa che già parte con il suo solido 3-0. Mac che ha da notare una cosa molto importante, la cravatta con i Tyrannosaurus Rex. Sì. Questo vuol dire un segnale di potere bello forte nei confronti degli avversari. Ebbene sì. E ora, a breve... Che cosa sta succedendo non lo so in questo backstage? Non lo so, ma sono curioso di vedere come si approcceranno allo stage, come si approcceranno a queste partite, perché... Allora, i Mad Lions hanno avuto una serie di successi veramente grossa nelle giornate precedenti, anche se hanno dovuto faticare per ottenere questi successi. È vero, ma va anche detto che comunque i loro avversari si sono trovati spesso a brillare quando giocavano contro di loro. Questa è una cosa che va sottolineata, specialmente per partite come quelle contro i Wildcats, dove abbiamo visto i Wildcats forse dimostrare il miglior macro che hanno presentato all'interno del gruppo finora. Gruppo molto bilanciato, molto omogeneo, dove i Mad Lions sì, si presentano come seed rappresentante di una regione maggiore, ma in ogni caso stanno affrontando i PSG Talon e hanno stompato quei PSG Talon che dalla PCS poi hanno avuto un bounce back davvero massiccio. Assolutamente, voglio vedere poi come i Pain Gaming e i Wildcats se riescono poi a proporre nella loro totalità, per un motivo, perché nella fase di ritorno vediamo sempre i team riadattarsi in questi eventi internazionali, riuscire a capire un po', ok, questi erano i nostri punti deboli, questi erano i nostri punti forti, questi erano i punti deboli degli avversari e quelli erano i loro punti forti, e ora devi dimostrare quanto sei riuscito a preparare, quanto sei riuscito a imparare. E perché ho voluto nominare ad esempio la resa splendida macroscopica dei Fastpay Wildcats, gli Istanbul Wildcats, perché saranno loro i primi gattini che andranno ad affrontare i leoni nella giornata di oggi. Un gruppo particolarmente zoologico, abbiamo comunque i rapaci Talon, abbiamo i Pain Gaming che sono gli unici a non avere nel loro logo una rappresentazione zoologica. Questo il un dolore non è un animale? No, però okay. Vabbè, abbiamo leoni, abbiamo rapaci, abbiamo gatti, abbiamo il dolore. Ognuno si fa rappresentare un po' da quello che ha sotto mano. Ma direi di immergerci nella giornata di oggi, perché oggi abbiamo di fronte a noi il team che ovviamente tutti andiamo a seguire più da vicino, i Mad Lions, i rappresentanti europei, i nostri rappresentanti che dall'LEC abbiamo accompagnato nel loro percorso. E è una delle tante prime volte di questo MSI, il perché questo MSI rappresenti un cambio generazionale così importante. E lo farei iniziando a lanciarmi anche in un pochino di statistiche, perché comunque abbiamo visto uno dei rappresentanti del circuito dei Mad Lions, e questo è Armut, che ha due spalle particolarmente larghe, lo sappiamo perché ci porta su il mondo. Armut con spalla destra e spalla sinistra, all'interno di questa grafica andiamo ad indicare la sua resa con i due campioni che ha manifestato. La sua spalla destra è il suo Lee Sin, la sua spalla sinistra è il suo Wukong, dove possiamo vedere delle statistiche sì ben differenti, ma sempre dominanti. Assolutamente, un vantaggio in denaro non da sottovalutare, riesce sempre a essere presente per quanto possibile, ovviamente da sottolineare il fatto che siano davvero davvero larghe, ambo i lati, quindi anche parallelo, molto bravo, è una cosa difficile da ottenere il parallelismo. Esatto, e questo è il punto, abbiamo dovuto utilizzare un'intera grafica solo per le spalle e questo non lasciava spazio ad altro perché comunque la occupavano tutta. I nostri programmi grafici ormai nel 2021 sono sì avanzati, ma non così tanto da contenere la possanza macroscopica di Armut come giocatore, che infatti abbiamo deciso di mettere in una grafica a parte dedicata.
Armut è senza ombra di dubbio uno dei giocatori chiave di questa formazione e va ad affrontare all'interno di questo gruppo proprio la TCL che si era messo alle spalle dopo il campionato mondiale. È intrigante vedere un po' quella rivalità che torna, visto che lui è entrato all'interno del circuito europeo e poi... No, niente, non riesco ad essere serio guardando questa grafica e lo sguardo, perché guarda che sguardo, dai! È lui, allo sguardo vince lui, tu non vinci e quindi vincono i Mad. Decisamente. Sì, queste per forza sono statistiche, cose. Ragazzi. Sono statistiche, lo vedete all'interno della grafica delle statistiche. Di conseguenza sono statistiche. È verità pura. Ovviamente, se è fatto in un modo così egregio e così elaborato e ordinato, deve essere la pura verità. Lo dice internet? Nessuno andrebbe mai su internet a mentire alle persone, lo sapete benissimo, lo diceva anche Abramo Lincoln. Ma il punto di Armut, al di là di tutto, è che come Kerry Top Laner è un giocatore veramente, veramente completo. Ha uno stile di gioco che non per forza deve essere lane centrico per andare a giocare poi delle partite estremamente di impatto su tutta la mappa. Infatti, le statistiche di Lee Sin che abbiamo visto derivavano da due matchup molto diversi, uno contro Camille e uno contro Gnar, quindi campioni che avrebbero dovuto metterlo in difficoltà in fase di corsia. Non abbiamo sottolineato la fase di corsia perché è stata quasi sempre in svantaggio per poi portare a casa quei risultati sulla totalità del game, quindi un Armut che rappresenta senza ombra di dubbio il perno, uno dei tanti di questi Mad Lions. Assolutamente, i Mad Lions sono riusciti a evolversi anche attorno a Eliyoya nel suo modo di giocare la giungla, nel suo modo in cui dà spazio ai suoi compagni, può essere un pochino più egoista e prendere risorse per sé, ma spesso riesce a redistribuire la sua ricchezza su tutti i compagni, mettendoli più a loro agio, mettendogli facilità nella fase di corsia. Esatto. Basta quel poco di pressione, basta quel lume in più, basta negare anche un semplice gank. Ti dà tutte le informazioni di cui hai bisogno, perché da quando è entrato, l'hanno dichiarato tutti i Mad Lions, è entrato Eliyoya e ha detto io voglio giocare così a League of Legends, io voglio giocare così a League of Legends. Lasciate che vi faccia vedere come si fa. Eliyoya è un rookie da una personalità semplicemente dirompente e avremmo modo poi domani di andare a commentare anche il gruppo C, dove stiamo vedendo altri rookie all'interno di questo scenario e stiamo vedendo la resa totalmente diversa di giocatori come Faggio, che invece, nonostante in regione domestica si siano dimostrati in grado di crescere tanto, si stanno adesso scontrando contro il gradino dello step up internazionale. Eliyoya non ti dà questa impressione, ti dà l'impressione di essere quel giocatore completo. Gioca ancora un meta molto standard, ha giocato Udyr, ha giocato Volibear, quindi in questo ancora si riconosce l'Eliyoya rookie. Però lo stile di gioco, voglio dire, vi importa che campione vince la partita se alla fine la partita la vincete? Più che altro è il ritmo di partita che conta ed è quello che va a dare un enorme valore a Eliyoya, sì. Perché riesce comunque a essere presente anche con campioni che, sì, magari sono meta aderenti o anche un pochino più anzianotti come Udyr, che ora cominciano a perdere un po' la sua gloria. Certo, ancora forte, ma comunque non forte come prima, non come in passato. E proprio su quello voglio un attimo soffermarmi, perché siamo in una fase di group stage. Siamo solo dopo nel Rumble Stage andresti a rivelare qualcosa di più grosso, vero, e più potente. È vero. Per ora devi tenerti le carte strette al petto. Specialmente su un 3-0. Specialmente dove non hai veramente troppa paura di non superare questo gruppo, ma non lo dico a voce troppo alta. Volevo però parlare di un altro degli elementi caratteristici e delle travi portanti di questi Mad Lions, perché il fatto che Armut ed Eliyoya fossero degli eccellenti giocatori l'abbiamo sempre saputo. Ma una delle travi portanti in realtà è Karzy. Karzy, uno dei giocatori che è migliorato più di tutti in assoluto all'interno della regione. Ed era partito molto male questo split, perché comunque l'arrivo di Eliyoya aveva portato uno stile di gioco molto meno bottom lane centrico e questo aveva obbligato Kaiser a spostarsi molto di più sulla mappa, lasciando Karzy spesso da solo, spesso in difficoltà contro nemici che continuavano a mangiarci su quella corsia inferiore. E invece no, Karzy ha avuto una playoff performance incredibile per poi diventare non solo il quarto giocatore per KDA all'interno di questo torneo, ma tra i tiratori quello con le kill medie più alte e il tiratore più sanguinario di tutto l'MSI. C'è da dire che questo gruppo un po' ti concede tante kill, c'è tanto caos e quindi anche quello lo va a deviare. Abbiamo fatto questo discorso ieri nel gruppo dei Royal. Wow, i Royal sono incredibili. Sì, anche Mike Tyson è in grado di picchiare un bambino delle medie in maniera incredibile. Poveretto. Però non è proprio giusto farlo. Poveretto.
Vedremo, lo vedremo oggi. In ogni caso, da quella corsia inferiore mi aspetto tanto peso, perché stai andando ad affrontare dei mostri sacri all'interno di questo gruppo. Stai andando ad affrontare Holy Phoenix, stai andando ad affrontare BRTT. Stiamo parlando di giocatori che hanno scritto la storia di questo gioco. E tu arrivi adesso alla tua seconda esperienza internazionale. Mad Lions arrivano a questo MSI dopo un mondiale che di certo li ha visti molto meno di successo di quanto li stiamo vedendo adesso. E la prima partita sarà contro i Wildcats, contro la TCL. Quindi per Armut, di nuovo quella rivincita personale di dimostrare a tutta la sua regione quanto ci abbiano perso a vederlo andare in Europa. E sono abbastanza sicuro che questo può fare un po' da carburante per caricarlo a molla per questo match che stiamo per andare a vedere. Ma ricordiamo, questo è il giorno finale per questo gruppo. Questo gruppo, questa giornata determina ogni singolo posizionamento e chi passerà tra i quattro team, perché solo due team passano. Ieri ne abbiamo visti due passare su tre e sembrava meno drammatico. Dici, ok, solo uno è stato escluso, ma solo per quel singolo caso. Ci terrei a fare un attimo, tanto il tempo ce l'abbiamo, il mio classico segmento Kenren per il sociale, perché ho visto molta gente che si stava spendendo in maniera particolarmente tossica riguardo il fatto che il formato dell'MSI abbia portato i Royal a dover affrontare la Lega Oceanica e la Lega Russa. Vorrei ricordare che nonostante l'evento dal vivo effettivamente sembri aver sollevato la cosa dalla mente di tanti, siamo ancora in piena pandemia e il fatto che una regione non si sia potuta unire per motivi pandemici non dipende purtroppo dall'organizzazione dell'evento stesso. Di conseguenza non me la sento neanche di voler recriminare più di tanto il fatto che il formato abbia esposto a quel bullismo i poveri Unicorns e Pentanet all'interno di quel gruppo. No, assolutamente. E quindi sì, era proprio il mio social talk di oggi. È il momento per dire dai ragazzi, è successo quello che è successo, andiamo avanti e vediamo di tirare dritto. Magari tirare dritto in senso positivo, ovviamente, in senso di aggressione di gioco, in senso di dimostrare l'altissimo livello che questi team sono in grado di darci. E spero che questo continui a evolversi anche durante il torneo, perché si crea sempre questo microclima all'interno degli eventi internazionali, in cui il meta, ok, le prime due settimane lo vedi in un modo, poi arriva la fase successiva e di colpo si rivoluziona di nuovo perché c'è questo adattamento al volo. Sì. E poi arrivi al knockout stage e sì, c'è qualche solida pietra e c'è subito una palla curva che dici aspetta, e questo da dove esce fuori? Esattamente, ne stiamo vedendo di ogni e secondo me non abbiamo ancora visto tutto. Abbiamo visto dei non ironicamente Darius e Zed all'interno di questo campionato, e dico non ironicamente perché sono campioni che abbiamo visto statistiche alla mano, ma solitamente li vedevamo in quei match dove ormai la partita non significava più nulla a livello di classifica per nessuna delle due squadre. Ecco, Lee Sin top lane ormai è una divinità, come non solo top laner ma come jungler, come mid laner. Ieri abbiamo avuto una partita dove c'era dentro di tutto, abbiamo visto dei Kog'Maw mid da potere magico, li abbiamo visti proprio da parte di Humanoid e c'è stato un poll su Twitter e il pubblico dei Mad Lions non sembrava ancora così felice. Ma parlando di pubblico, parliamo anche di quelle che sono le prediction del pubblico che su Twitter si va ad unire a noi caster e vediamo un pochettino chi ci azzeccherà di più oggi. Sull'ultima partita, tu e Wally avete dato fiducia alla stanchezza dei Mad Lions. Io sono più per il due partite almeno su sei devono essere coin flip, e quindi io dico la seconda e la sesta. Ok, ok. Questa è la mia idea. L'ultima è sempre un coin flip, e l'abbiamo visto anche ieri tecnicamente. Grave errore però sulla seconda, perché hai fatto le stesse prediction di Etrurian. E questo ti espone, secondo me, ad un... Non lo so, ieri hai avuto modo di commentare le partite affiancato dal leggendario Prediction Man, anzi ti vorrei chiedere com'è stato, perché sembrava molto emozionante convivere con lui. Diciamo che il mio potere di gufo è tornato in vita in una maniera inquietante, ma penso che sia il momento di entrare nel vivo della giornata di oggi, signore e signori, è il momento del breakout. This group is a tough one to know the expectations, because I think on paper a lot of people would said, hey, this looks like the most evenly spread out group. I think we have kind of disrespected the other teams, which we shouldn't have done. BRTT and T9s putting some work onto the Nexus turret. They've got the first one. They turn their attention to the second. It starts to get chunked down. Paid Gaming have lost two. They don't have the damage just yet. Mad Lions live to fight another.
other day. The willingness to go for that play. It does show their desire and their drive, and it was so, so close. Claramente a gente ficou abalado com essa partida. Acho que mais que a de ontem a gente tomou um stomp. Pain Gaming threw everything at the wall and came tantalizingly close to taking down the Mad Lions. And we were expecting that we would go undefeated because we think that the only decent team that has like a good chances of defeating us is PSG. What an incredible showing here from the European team, absolutely dismantling PSG talent. I think we're now very confident. If we play against Mad Lions again, we will beat them. If we play against them again, we're very confident. Wildcats, they're the first team on the verge of being eliminated. Maçlar yakındı fakat kazanamayınca bir önemi kalmıyor. Sonraki maçları kazanmak için elimizden geleni yapacağız ve Rumble stage'i kalacağımızı düşünüyorum. For all the teams in this group, it is showing that the games are still very close. These teams very closely matched. Grubumuzdaki en büyük tehdit kim? Büyük ihtimal kendimiziz ya. What we wanna do is make Europe proud. 我们已经等很久了，这次 PSG 即将拿到前所未有的成绩。 I play for this moment, you know. I practice for this moment. I live for this moment. To compete against the best and to show the world that Brazil can do it. Where were you when the West rose up? SK Telecom continue to rule the world. Uzi goes godlike. And if you wanna be a god, this is what peak League of Legends looks like. Signori, finalmente si arriva sullo stage, finalmente tutti i player sono pronti e carichi. Ah, lo diceva anche il video, questo è il gruppo più conteso, più combattuto, più difficile da prevedere nella sua versione finale. Eh già, anche perché, l'hai detto tu prima, ogni partita dove abbiamo visto un team uscirne sconfitto quasi mai era a testa bassa. Ogni volta vedevamo partite combattute, Nexus salvati per miracolo, dei Kog'Maw da potere magico, dalla corsia centrale che tornano ad essere uno dei flagship pick dell'Europa, e dopo che Power of Evil all'epoca aveva già manifestato dagli unicorni europei quella preferenza, Humanoid raccoglie il testimone, affiancato dalla composizione che ormai conoscete e ormai amate. Mad Lions con Armut, Elioia, Humanoid, Karzi e Kaiser, che oggi andranno a affrontare il loro primo match, ed è un match veramente tosto, almeno questo è come l'ho percepito nella partita di andata. Sì. Perché penso li abbiano sottovalutati, penso sia stato il classico momento del ok, abbiamo preso abbastanza vantaggio, siamo tranquilli, e hanno ceduto un po', hanno lasciato un po' la corda. E personalmente sono più preoccupato di così e ti spiego perché. Intanto li andiamo a presentare come sempre, gli Istanbul Wildcats. Sono qui con Starscream sulla corsia superiore, Ferret in giungla, Seren in corsia centrale e la corsia inferiore con Holy Phoenix e Farfetch. Parlavamo di come effettivamente i Wildcats nella partita iniziale si siano tenuti in piedi. La cosa è che dire di averli sottovalutati dà un senso di sicurezza, perché dici, se non li sottovalutiamo allora possiamo tranquillamente vincerci contro. Quello che mi porta invece ad essere più preoccupato è che il macro game difensivo dei Wildcats sia stato davvero una tortura da cercare da abbattere, perché era un macro che non concedeva nessun tipo di spiraglio e contemporaneamente gli permetteva di tornare in partita. È stato strano osservare quella partita, perché vedevi i Mad Lions con una gold lead, o meglio con una map lead che si sarebbe dovuta tradurre in una gold lead, e non l'hanno mai veramente tradotta in una gold lead massiccia. Ed è proprio per quello che mi dava la sensazione di mancata presa, come un ok, ormai abbiamo sotto controllo la mappa, dici possiamo mollare un po', possiamo rilassarci, prenderci i nostri 5 minuti, non per la pausa caffè, proprio perché possiamo semplicemente metterci sulla sedia comodi, stiamo per arrivare alla fine della partita. Ma questo invece è l'inizio della draft di questa giornata, Mad Lions Blue Side contro Wildcats Red Side.
E da un lato i Mad Lions, coachati dalla leggendaria combinazione di maccheroni e formaggio, Mac and Kaz, i due coach dei Mad Lions. Dall'altro lato, per i Wildcats, abbiamo Robogod, che è il primo dei due robo che vedremo protagonisti in quella della giornata del Robo Day, ufficialmente battezzata su Twitter, trattandosi appunto del gruppo dei Wildcats con Robogod e con Robo in corsia superiore per i Pain. Abbiamo rimozioni già sui Power Pick, con quella Morgana che spero non vada a superare troppe fasi di ban, mentre quel Nocturne è rivolto a Starscream. Assolutamente. Ma tra Morgana e Rumble, ecco, Rumble arriva subito. Spero anche nel ban di Rumble, perché è qualcosa di veramente complesso da affrontare e tutti i team che hanno avuto l'arroganza di lasciarlo libero o erano mostruosamente più forti dei loro avversari, leggi Royal Never Give Up, oppure... O lo traddavano sì. Con Morgana spesso. Esatto. Avevano almeno la concezione, l'idea di dici ok, lo prendiamo ma lo lasciamo ma con un motivo. Adoro però adesso il ban di Udyr, perché dall'altro lato i Wildcats ora sono obbligati a bannare Lee Sin, altrimenti verrà first pickato dai Mad Lions. Hai già bannato due power pick, devi bannare anche il terzo, e questo lascia i Mad Lions i Mad Lions Lee Sin. Sì, hanno bannato Varus, quindi hanno paura di Karzai e Kaiser, che su quella corsia inferiore possono creare problemi con quel campione. La spalla destra del proibito, lo sappiamo, è lì, quelli Sin va alloccato. E loro sono lì che dicono, ragazzi, cioè, è così ovvio come pick, dobbiamo prenderlo, è disponibile, non possiamo concederlo agli avversari. E infatti, loccato e confermato per Armut, 67% win rate con un 37% di pick rate, mamma mia. È abbastanza preoccupante lo stato attuale di Lee Sin. Pensare che sia Lee Sin uno dei power pick più broken del gioco dopo un periodo di totale inutilità fa ridere così tanto. Hai aumentato di cosa? 20 danni la E e poi 2 secondi in meno? Diciamo che un po' te la sei andata a cercare. Dall'altro lato arriva Volibear, un importante takeaway nei confronti di Lioia. Già con il ban di Udyr questo potrebbe portare Lioia sul potere magico in giungla, quindi una Lilia, una Nidalee sono probabili a questo punto per lui. No versus Seraphine. Partire già adesso a dichiarare Seraphine non sarebbe curioso a dir poco? Dipende, perché puoi giocare Seraphine Nautilus sulla corsia inferiore e abilitare così una Kindred in giungla. Però c'è Tristana disponibile, dall'altro lato sai che hanno selezionato Kai'Sa, a questo punto dici bene, proponiamo qualcosa che possa aggredire quella botlane, che possa picchiare male, e buona fortuna a gestirci. E la cosa divertente è che adesso Seraphine Nautilus con Kindred in giungla e Tristana mid è ancora possibile. Vero. E li puoi prendere entrambi in B4-5, mentre dall'altro lato si troveranno ad avere un pochettino di mal di testa attorno ai ban. Molto curioso lo skip di priorità su campioni come Thresh e Jinx in questa fase, perché comunque con Varus bannato Jinx sarebbe stato uno dei campioni da abilitare probabilmente più forti sulla corsia inferiore, ma preferiscono giocare sull'aggressione della backline. Forse hanno un po' il timore che possa essere tenuta sotto controllo Jinx e non le permettono di scalare abbastanza in fretta, arrivare a quel punto chiave di Spike. E okay, se non arrivi al punto chiave di Spike, sì, Jinx rimane estremamente pericolosa per il suo potenziale di fight. Bene, evitiamo i fight, grazie, arrivederci e ci vediamo alla fine al Nexus. Detto questo, bandi Lilia, bandi set. Bandi set è molto buono perché un importante flex è già la composizione dei Wildcats come Orianna, Delivery System e Bella Ricca. Ma vorrei vedere se vanno o meno a bannare Rell, perché comunque Rell Nautilus non è un matchup comodissimo per Rell. Ma significa avere il delivery dello stordimento della try e respingi di Rell grazie a Kai'Sa. Quindi, posto che ti stai spendendo su quei pick sinergici, continua a rimuovere pick sinergici. A questo punto, per essere sicuro al 100%, ultimo ban. Stavo pensando una cosa, Seraphine può arrivare tranquillamente anche mid per i Mad Lions. Oh sì, giusto per flexare fino alla fine dei tempi. Ban di Alistar. Vogliono forzarla Rell a questo punto? Sembrerebbe di sì, l'intento è quello. Vuol dire però che se rimani indietro su quella bot lane rischi grosso. E già, se prendi vantaggio ne prendi il totale controllo. È un coin flip, che non sono un grande fan di questo genere di cose. Ah yes, le coin flip bottom lane. Vivo per quelle, lo sai. Leona. Ok, contro Nautilus ne abbiamo già parlato. Rell è un matchup molto scomodo. Preferisce avere un pick sinergico con Kai'Sa che faccia da ball delivery system e che abbia una fase di corsia più accettabile. Non vuoi giocare Thresh contro Nautilus, altrimenti sarebbe stato un bel pick contro Tristana. Purtroppo però, lo sappiamo, il counter matchup è sempre stato tendente a favore di Nautilus, quello è Olaf. Quello è Olaf per Ioia, quindi abbiamo dalla giungla il vichingo matto e Mad Lions vogliono giustamente chiudere la draft ora con il mid laner, Lover su Xerath. Fa un po' sorridere, non penso sarà lui alla fine, e infatti l'intento potrebbe essere di nuovo su quella Seraphine. Posto che è Olaf. Lover.
puoi allungare la suprema di Serafin, ricordiamo. E oh, invece okay. No, ci deve andare per Zoe. Maghi d'artiglieria è una delle categorie che più ci si aspettava di vedere preponderante all'interno di questo MSI. Alla fine maghi d'artiglieria sono quelli che hanno portato tanti degli ottimi mid laner che vediamo in questo campionato a stompare il proprio campionato regionale. Quindi si va su Zoe. Zoe e Syndra sono due dei maghi da burst che più di tutti hanno fatto capolino, specialmente nelle regioni asiatiche. Ma Humanoid decide di andare a giocare con qualcosa che dà un twist molto aggressivo alla propria composizione, ma che trovo rischioso, perché dall'altro lato stai lavorando contro così tanti muri di carne. Vedere infatti con il lock di Urgot, quindi avere tre frontline per i Wildcats, rende complesso, come sottolineato, il game per i Mad Lions. Adesso hai tutte le responsabilità sulle spalle di Karzi, devi proteggerlo, devi permettergli di fare DPS. E ok, puoi provare magari a giocare front to back e continuare a caricare i tuoi avversari. Non è la cosa più semplice da fare quando dall'altro lato hanno comunque così tanti mezzi per inseguirti, per saltarti addosso, per immobilizzarti o per ritirarti indietro addirittura con la Suprema di Orianna. Sì, se dovessi valutare alla cieca, senza leggere i nomi dei giocatori queste due draft, penso che i Wildcats al momento abbiano tutti gli strumenti per dominare sulla landa. Hanno tanta aggressività, hanno tanto danno ad area e non, buono il controllo delle side lane, eccellente il controllo dei teamfight, difficilissimo l'accesso a Kai'Sa, e in questo mi dispiace ancora di più vedere Kai'Sa e non effettivamente un tiratore che voglia giocare da un range sicuro, perché a questo punto quello che vuoi fare con quella composizione è tenere al sicuro quella Kai'Sa, e di certo giocare con una breve gittata non è quello che vorresti, ma vedremo come andrà. Signore e signori, il primo game della giornata con i Mad Lions Blue Side, una draft molto aggressiva che non gli concede troppi errori. Dall'altro lato i Wildcats hanno una draft abbastanza comoda, più tranquilla, con più frontline, più fonti di danno, danno di natura diversa, sia fisico sì, che magico. Sotto ogni punto di vista sembrano aver coperto tutte quelle che possono essere delle debolezze. Tuttavia non possono concedersi troppi errori, soprattutto su quella corsia inferiore. Hai bisogno di quel DPS e topside devi tenere il controllo. E ora entriamo sulla landa, gli evocatori. Ladies and gentlemen, finalmente ci siamo, inizia questa giornata di Mid-Season Invitational. Si parte con i Mad Lions dall'Europa, dall'LEC, che vanno ad affrontare gli Istanbul Wildcats direttamente dalla TCL. Mad Lions dal lato blu, Wildcats dal lato rosso, mano agli hashtag per voi che ci state seguendo da casa con Mad Win contro IW Win. E il tuo hashtag a chi va? Mad Lions, comunque il mio cuore rimane accanto all'Europa, ma andando a commentare anche quello che è il setup dei vari campioni, va sottolineato una cosa, i Mad Lions non hanno la tipica composizione che definiresti anti-tank. Ed è per questo che dall'altro lato hanno deciso di inserire tutte quelle fonti di frontlining e voler giocare attorno a Urgot, a Volibear, a Leona con la sua Eclissi che la rende così resistente e la scossa di assestamento. I Mad Lions vogliono fare due cose, o vincere in fretta, o se la partita dovesse andare un po' troppo per le lunghe, uccidere in fretta i carry dei Wildcats. È così facile isolarli, però? No, è quello il punto. Ok, no, perché stavo pensando, ok, è una bella idea per il late game, ma non è proprio semplice. Già, proprio per questo ti dico che la draft dei Wildcats ha più strumenti di quella dei Mad Lions per lavorare sicura sul proseguo della partita. I Mad Lions, certo, hanno già vinto questo matchup contro gli avversari, ma adesso la condizione è totalmente diversa, e se i Wildcats dovessero di nuovo tirare fuori quel macro a tartaruga che ci hanno mostrato durante il girone d'andata, saranno dolori. Armut topside con Lee Sin. Lama di Doran decide comunque di andare per gli scambi aggressivi contro Urgot, interessante. Beh, immagino voglia prendere controllo e corsia a furia di E, però Urgot appena prende sostegno su Armut fa un bel po' di dolore. Infatti sta rischiando anche grosso, però Starscreen si rende conto che stare così vicino a andata di minion non è così saggio. Livello 1 quasi letale per Armut, mamma che pelo! Qui non ho davvero capito il trade di Armut. Comunque, ok, c'erano minion e voleva giocare forse attorno a quello. Vuoi ridere? Considerato quello che adesso è l'investimento anche da parte di Urgot del Flash, se Armut ha abbastanza per prendere sì un lume di controllo e una pozione, non è neanche così pessimo. Lo posso capire. Fossi stato Starscreen, forse avrei cercato il reset. Sì, sono d'accordo. Perché Starscreen a questo modo avrebbe ottenuto le stesse risorse andando back, e infatti è quello che sta andando subito a fare. Lo fa dopo aver preso un po' di denaro in più, magari per una pozione ricaricabile, immagino. Eccola là. Nel frattempo botside, Kaiser su Farfetch. Un po' di botte, niente di eccessivo. Ecco il check sul reset, arriva infatti anche lì lume di controllo, pozione ricaricabile, un Urgot che comunque può cercare adesso di reingaggiare.
Azioni per adesso tranquille da parte dei due jungler che non vanno a investire tempo sulle corsie. Ferret potrebbe cercare la mid lane, ma sarà semplicemente uno scambio di Ergo Granchi. Armut si assicura che non ci siano aggressioni verso la sua giungla, infatti è molto buono il lume di controllo da parte sua nel andare a cercare Ferret, che però vede il lume stesso e subito indietreggia. Questo perché? Perché non ha informazioni su Olaf. Come si reagisce alla mancanza di informazioni? Visione difensiva sul lato inferiore da parte di Farfetch e Phoenix, che comunque avevano una buona linea di congelamento, e questo dovrebbe andare a spottare il vichingo. Armut topside sotto la struttura, sì, ma abbastanza tranquillo in quella che è la sua opera. E Lioia in tutto ciò è riuscito a prendersi tutta la sua giungla, completare il lato inferiore, incluso l'arco granchio, quindi avrà un tempo di recall più felice a confronto con quello di Volibear. Ferret è stato un pochino più lento sulla pulizia totale. Sì, c'è stato quel capolino fatto nella giungla avversaria e la differenza tra le due squadre è che da un lato il capolino l'ha dovuto fare Ferret e comunque non ha rimosso il lume di controllo nemico, dall'altro lato ci ha pensato Nautilus. Kaiser diciamo che ha raccolto molti degli oneri che comunque sarebbero spettati delle Lioia in altre condizioni. Humanoid, un Randuin al momento ai lui poco utile per lui. Armut in corsia superiore deve iniziare a cercare di capire come tradare Urgot e non è un'impresa semplice. Spesso e volentieri devi utilizzare la tua salvaguardia per andare a bloccare i trade iniziali e questo significa che non la puoi utilizzare per riposizionarti in caso Urgot dovesse ingaggiare. Olifinix che vorrebbe a tutti i costi rimuovere quel lume disattivato da parte di Farfetch sulla corsia, sta arrivando bot side Ferret, potrebbe esplodere un'azione molto in fretta, non hanno visioni i Mad Lions. Già. Però la duo lane dei Wildcats si posiziona aggressiva, decidono di andare in avanti, arriva il TP addirittura. Oh, vogliono provare a ingaggiare direttamente, i Mad Lions si rendono conto, forse possiamo addirittura combattere, Humanoid un po' in ritardo, sta arrivando anche Serin, Farfetch non lo potranno mai uccidere. Bolla della Nanna che va a segno, topside, vogliono provare un'aggressione, e Lioia che è pronto a rallentare Starscreen, arriva lo sdegno, pronto ancora con il flash, no, perché non è disponibile, questa sarà una facile uccisione per Armut. E quindi lo scambio è di uno per uno, con la corsia inferiore che raccoglie nelle mani del jungler e quella superiore che raccoglie nelle mani del top laner. Armut è molto felice di come sono andate le cose. Certo, scambiare primo sangue per una semplice uccisione dovrebbe dare vantaggio ai Wildcats, ma per come si sono disparate le tempistiche sulle varie corsie, di quelli che sono i vari spostamenti e soprattutto Lioia che si mantiene così pressante a livello di farm in giungla, questo significa che comunque i Mad Lions, perso il primo sangue, guadagnano oro sulla mappa. Il tabellone si inclina a loro favore. Kaiser, capolino per rompere un congelamento, aveva una carica e decide di investirla sul carretto mid. Eccellente. A questo modo condivide un po' d'oro, ne va a prendere extra lui, ma rivediamo l'azione dall'inizio bot side. Qui Karzi si posiziona aggressivo, hanno cercato l'uccisione su Farfetch per poi utilizzare di nuovo il salto razzo, anche perché comunque Karzi aveva già resettato grazie alla carica esplosiva. Quello che vedete su Humanoid, ecco, volevo spiegarlo, quello che vedevamo su Humanoid era semplicemente uno Shurelia. Il Randuin è il classico bug della modalità spettatore che al momento ci regala delle situazioni abbastanza bizzarre. Vabbè, Kindred può cacciare due volte la stessa persona, no? Sì. E Zoe può tenere tre summoner con la W. E ti dirò, vedere Zoe con un Randuin e uno Shureli è comunque meglio che vederla con una singola redenzione. Quello assolutamente. Oh oh, beccato topside Ferret. Si è fatto spottare passando vicino alla trifronda e questo purtroppo gli costerà caro. Però potrebbero divare, eh? Armut posso... deve cercare il 6 e in fretta, lo trova. Lo trova e infatti sta cercando di prendere il tempo. Bellissimo il calcio, Armut! Che cos'era questo? Parliamone! Parliamone, perché qui Armut ha certa dominanza in corsia superiore. Ok, scongiura il dive. Questo per i Mad Lions vuol dire gratis il drago. Quanto easy peasy. Clean. Veramente perfetto. Ferret un pochino sciocco nell'ingaggiare a questo modo, vicino andata ai minion di Lee Sin presente. Può spostarsi, riposizionarsi facilmente, non penso andrà per il round 2. Il problema principale è che era a livello 5, non potevano disabilitare la struttura e quindi l'unica cosa che avrebbe reso ancora più bello quel dive sarebbe stato l'aggro della struttura su uno dei due campioni avversari. Ferret è stato sfortunato su una cosa e fortunato sull'altra, perché effettivamente se Ferret avesse avuto il tizzone di Bami sarebbe morto. Aveva solo i due cristalli di rubino e quindi non c'è stato quel danno da immolazione che ha portato l'aggro della struttura su di lui. Se Ferret avesse avuto quel tizzone che vediamo, sarebbe morto in quel dive. A volte avere di più non significa per forza essere in una situazione migliore. Ma la situazione è vita orribile di ogni singolo tank in top lane, che non può mai avvicinarsi alla torre se c'è l'avversario perché attirerebbe le attenzioni della torre.
Humanoid. Parliamone un attimo, infatti, della corsia centrale, perché comunque Humanoid, con quelli che sono stati gli scambi che abbiamo visto sulla corsia centrale e soprattutto la cornucopia di orgogli di Randuin che sta raccogliendo lungo questa partita, ha perso un pochettino inizialmente di priorità su Serin, che è più libero di muoversi sulla mappa, piazzare visione difensiva e cercare anche eventuali aggressioni su Armut. Armut, dall'acquisto della frusta dei picchi di ferro, sappiamo essere lo spike maggiore di Lee Sin in fase di corsia, ha preso priorità e sta iniziando a bullizzare Starscream. Giustamente continuerà a fare così, perché questa è la potenza di Lee Sin. Una volta che riesce a prendere un minimo il controllo della fase di corsia, diventi intrattabile, diventa difficile ingaggiarti, e per questo è così punitivo perdere il flash in early. Prima Armut, quando ha fatto quel trade a livello 1, ha rischiato grosso assolutamente. Occhio. Oh, un tentativo di aggressione. Mezza vita che scompare. E ora il lockdown pesantissimo nei confronti di Ferret. Onda d'urto che va a segno. Il calcio di Sin letale che porta Olaf a prendersi una double kill, bloccando sia Leona che Volibear. Abbastanza clean il Lee Sin di Armut, continuano a lasciarglielo, ma adesso rischia, arriverà la tanatofobia? Ci prova, eccolo lì. Poco da fare, sì, Lee Sin è tanto forte, però se face checka un Urgot a mezza vita, c'è poco che si può permettere di fare. Non si face checkano i cespugli quando si gioca contro Urgot e si perde visione sul campione, è una pessima, pessima idea Armut. Beh, almeno Armut non aveva raccolto quelle uccisioni, quindi non si è trattato di shutdown, non ha perso tantissimo su quella corsia. Inoltre Urgot rimane, va a premere sull'ondata, la premerà sotto la struttura avversaria. Non so se ha il push necessario, non avendo ancora una Tiamat, ma questo costa, costa comunque ai Wildcats che si trovano il messaggero rubato davanti ai loro occhi. Messaggero raccolto adesso da Olaf, ed Elioia appunto sta pilotando Olaf, non sta pilotando un campione tranquillo, non avvezzo allo snowball, sta pilotando un campione che se ha le risorse per correrti in faccia e ucciderti, lo fa. Però questo vantaggio d'ora sono soltanto 1000 gold. Rivediamo l'azione dall'inizio prima di passare a discutere di quanto vantaggio abbiano. Davvero. Zoe. Zoe sappiamo benissimo che di solito è full build con mezzo oggetto e quei danni da parte di Humanoid. Farfetch si è trovato subito costretto a correre in zona franca. L'onda d'urto non è riuscita ad avere effetto perché comunque tra Ragnarok e Flash di Armut non hai bloccato nessuno con quell'abilità, e la doppia uccisione per Olaf adesso porta Elioia che sta staccando di 30 minion Ferret. Ferret ha investito un sacco di tempo a provare delle gank, nemmeno riuscirci, provare e basta. Gli costa caro, gli costa tempo che non puoi recuperare, ed è uno dei problemi principali della giungla attuale. Starscream comincia a combattere alla pari contro il suo avversario, i plated steel caps di sicuro tornano comodi, quella ti amata ancora di più. E soprattutto Starscream adesso ha la possibilità di continuare a pulire le ondate, cosa che prima lo obbligava ad essere lì sotto torre a subire onde soniche in faccia. Oh, e arriva tanatofobia, calcio il dragone per disingaggiare Serin, ma per l'onda d'urto, ed eccolo che viene trascinato ancora una volta. Teletrasporto sulla corsia centrale per andare a difendere immediatamente la struttura. Serin però qua rischia grosso, infatti è costretto immediatamente a disingaggiare. E lì Armut ha di nuovo un pochettino tirato la corda, ha certo il teletrasporto per resettare. Adesso però occhio alla rotazione in corsia centrale, perché Ferret e Oli Phoenix vogliono andare ad inserirsi su Humanoid, ma c'è il messaggero, Shelly vuole le placcature. E riuscirà a ottenere quelle due placcature, tutte nelle mani di Elioia, non il massimo del risultato, tuttavia comunque risorse in più su un Olaf che sta snowballando, un Olaf che, come sottolineato prima, può diventare estremamente pericoloso. È un Olaf intraddabile, anche perché Elioia non solo mantiene vantaggio in esperienza nei confronti del jungler avversario, ma ha un vantaggio in statistiche che è immenso. Giustamente si parla tanto dell'impatto che avranno le varie piastre d'acciaio negli inventari dei vari campioni in questa partita. Olaf fa danno puro, è una forma di danno difficile da gestire e soprattutto non vai a negare con quelle piastre tutto il sustain che Olaf fa dalla sua. Rivediamo però Starscream, molto bravo, sdegno con flash annesso, Armut aveva cercato di prendere tempo. Se c'è una cosa da portare a casa da questo ingaggio nei suoi confronti è che hanno sprecato letteralmente tutto i Wildcats. Teletrasporto di Orianna per tarpare il push mid, flash di Starscream per ingaggiare. Quindi è stata una kill costosa, mettiamola così. A dir poco, Armut però non può più permettersi di combattere contro Urgot. Il livello 9 è stato raggiunto e buona fortuna figliolo. Il trade di Urgot ora è permanente, quella W è costantemente presente e attiva. Vanno sui draghi, decidono quindi di spostare le pressioni di quel gigantesco Olaf direttamente sugli obiettivi. Uno l'hanno già conquistato, il secondo lo andranno a prendere e abbiamo una certezza assoluta. I draghi noiosi sono andati via, adesso ci sono solo quelli belli, interessanti, e l'anima sarà un'anima molto contesa. Sarà un'anima oceanica, ma si combatte. Con il lockdown nei confronti di questo Nautilus rischia grosso, infatti è costretto a farci difensivamente. Olaf adesso cancella
sorellato dai danni colossali di Serin. Provando di nuovo il lockdown, Karsi però non era molto convinto di questa idea e l'aveva spinto via. Un ingaggio e disingaggio che purtroppo costa caro. Humanoid tenta. Ma li hai portati da Kai'Sa, ma no! Sì, poteva flashare in un'altra direzione, invece ha deciso, sai cosa, morirai con me. Cosa? Costa caro, costa caro questo. Side si combatte di nuovo. Ci provano ancora una volta, ma Starscream da solo non ha il DPS necessario. Riesce ad arrassare, riesce ad danneggiare pesantemente Armut. C'è la tardofobia, Starscream purtroppo non riesce a trovare l'attacco finale per uccidere il suo avversario. Questo apre una finestra a Armut per provare a combattere e ucciderlo. Sì, c'è stata purtroppo una forte antisinergia che abbiamo visto all'interno di quella tana del drago, una cosa che volevo invece tornare a commentare, ma lo faremo con il replay di fronte ai nostri occhi, perché Kai'Sa e Karsi hanno utilizzato contemporaneamente la Q di Nautilus e la ulti di Tristana, cancellando le due abilità. Ah, ecco dove era andata via la Suprema di Lee Sin. Guarda qui su Serin, ulti e ancora. Serin è stato sbalzato in due direzioni opposte contemporaneamente, il risultato è stato nullificare il vettore di spostamento nei suoi confronti. Continuano a diventare sempre più variopinti gli acquisti del furto di incantesimi di Zoe e il coaching staff dei Wildcats ha tanti motivi per cui essere felice, si stanno riprendendo molto bene in questa partita. Belli convinti, belli tranquilli, ora che la quantità d'oro tra i due team è alla pari completa. È una situazione accomodante, poco ma sicuro per entrambi i team, con i Wildcats però che sanno che hanno il late game più potente, sanno che possono scalare meglio. Esatto, e quella è la cosa che preoccupa tutti i fan dei Mad Lions e mi unisco a loro in questa preoccupazione. E guarda la distribuzione delle risorse, e mi fa preoccupare ancora di più per i poveri Mad Lions. Holy Phoenix, Serin e anche Starscream sono in cima. Ok, dietro Olaf, ma in cima. E torniamo un attimo ai discorsi che stavamo facendo all'inizio della partita. Quando non si vince troppo in fretta, allora l'obiettivo dei Mad Lions quale diventa? Uccidere in fretta i cari avversari. L'unica obiezione che giustamente hai fatto è: saranno facili da raggiungere? No, praticamente mai con tutta quella frontline. C'è solo un membro dei Mad Lions che può attraversarla camminandoci attraverso, e quello è Olaf. Il fatto che Olaf abbia vantaggio con uno spezzapassi può portare comunque Lioia ad essere una minaccia maggiore. Tu hai sottolineato come il danno sia ben ibridizzato da parte degli Istanbul Wildcats, ma se Orianna o Kai'Sa muoiono prima del preventivato all'interno di un teamfight, allora il loro late game si accartoccia un pochettino. Poco ma sicuro. Topside, Armut qua che andrà per l'ingaggio di violenza su Starscream, sta arrivando anche teletrasporto, Ferret è lì presente in zona, riusciranno a uccidere in tempo Urgot? Sì, lo shutdown arriva, ma Armut è stato condannato a morte. Provano anche la chiusura su Elioia, l'onda d'urto è stata investita, ma il flash di Elioia uguale, identico. E ti dirò, va bene così, hai costretto il teletrasporto di Serin, hai costretto la rotazione della duo lane per bloccare un eventuale push mid lane da parte di Zoe e hai scambiato una kill per una kill considerando che una kill è andata su Ferret e l'altra kill è andata su Armut. Quello che però pesa è il messaggero, perdere così quell'obiettivo. Ovviamente Lioia vorrebbe provare a contestarlo, ma in un 1 contro 2 senza Ragnarok. Si accontenteranno dello scambio Harold per struttura esterna, ed è la prima che cade, quindi primo mattone per i Mad, dall'altro lato Harold dovrebbe garantire almeno la struttura di recupero ai Wildcats. Ma un primo mattone su Tristana, che già era messa in difficoltà, era in svantaggio nei confronti della sua diretta competitor Kai'Sa, e ora invece si ritrova un pochino più vicina. Certo, giusto, non sono due kill quel primo mattone, non sono neanche risorse da buttare via. Esattamente, anche perché noi stiamo tanto parlando dello scaling di Orianna e Kai'Sa, ma Tristana non è da meno quando si parla di scaling. Rivediamo qui l'azione topside con Armut che era andato di war jump molto basic nell'esecuzione per poi andare direttamente a combattere. Già però stiamo vedendo un Urgot che tanca tanto e fa tanto male. Questo è stato un fight preoccupante da vedere in 2 contro 1 contro Urgot. Diciamo che Urgot è avvantaggiato dal fatto che tanti danni fisici in entrata. Ci provano di nuovo, un altro calcio, un altro lina ai danni di Starscream. E a questo vabbè, giro però è solo tempo perso. vabbè, dai. Cioè, questo è accanimento. È l'unico modo che hai per gestire Urgot arrivato a questo punto. Se lui è in vantaggio, ha un oggetto in più e il tuo Lee Sin sta faticando, devi rimediare. L'abbiamo visto nei giorni precedenti, Urgot, quanto può prendere il controllo di un match. Ha messo in difficoltà i Damwon Kia. E Armut è un grande estimatore di quel campione, quindi lo sanno benissimo. Elioia contro Ferret, vantaggio di livelli, ma di certo non vuoi andare ad investire troppo per andare a rubare un Argo Granchio. Anche perché comunque non ci sono più messaggeri.
Parlando dei messaggeri, Shelly aveva dato placcatura in corsia centrale ai Mad Lions. Se non riescono a utilizzare Harold per premere verso un'intera struttura, diventa complesso giocarsela. No. Occhio salto qui! Salto verso il muro, bolla della nanna di Dani Leona, costretta a flashare difensivamente. C'è anche la suprema di Nautilus, Humanoid, che non trova nessuno alla fine. Cerca di rubare, immagino, il flash attraverso il muro. Dopo per lui non ci riesce, bella bolla della nanna, i danni di Orianna, okay. Farfetch la tanca di faccia pur di aver vita salva. E guarda messaggero questo messaggero, evocato. È lì, in balia degli eventi, era, e si ingaggia. Lì. Infatti cerca un ingaggio, intanto Humanoid trova la vita di Farfetch, trova anche la bolla della nanna, no, per lui purtroppo no. Perso un messaggero, perso il supporto, in pratica hai perso due campioni equivalenti, e Olaf in tutto ciò si sta facendo il drago dell'oceano. E non solo, continua a combattere, mamma. Ferret pesantemente è danneggiato, addormentato. Ferret è morto in 3, 2, 1, oh, eccolo il qua! Il bait di Armut! Humanoid! Il bait di Armut! Il baitone di Buitoni, signore e signori, con Stanskrit che no, cade! No. Che stanno mamma facendo mia. Questi Mad Lions? Fuori di testa! Armut ha fatto delle cose in questo fight che sono surreali. Per favore, dateci un replay perché... Non ci... ne basta uno, no. Me ne servono tre. No, basta 0,5 per. Basta che ce lo fanno a 0,5 per favore. Perché c'è la così tanto successo a schermo contemporaneamente che era incredibile. Armut ha fritto le sinapsi dei Wildcats con quelli sin. Li ha fritti completamente. Ha baitato lo spostamento di Urgot per poi permettere l'ingresso sul fianco di Zoe, per poi risparmiare la Suprema per inseguire Starscream e ucciderlo. Five Head, davvero Five Head. Bannategli gli sin. Ce l'abbiamo grazie, fatta. Grazie Jerry, compro una vocale la prossima volta direttamente. Mio Dio. Allora, questo match siamo partiti dicendo ok, se stanno in equilibrio non è una buona cosa per i Mad Lions. Un singolo fight e hanno 3500 gol di vantaggio. Il che non nega effettivamente la veridicità dell'affermazione precedente. Vero? Se fossero rimasti in equilibrio sarebbe stato difficile, i Mad Lions lo sanno, decidono di non rimanere in equilibrio. Assolutamente comprensibile, e vedere Tristan in vantaggio di 300 gol sul suo diretto avversario che ha due uccisioni. Ok, il primo mattone sbilancia, ok, il fight che abbiamo visto appena sbilancia però... a quello. Non dovrebbe succedere! Già. Hanno ottenuto il vantaggio bot side, erano riusciti a tenere sotto controllo la situazione, ora invece si ritrovano nemmeno alla pari, ma a inseguire direttamente. Karzin nel frattempo deve correre ai ripari perché c'è comunque Starscream sul fianco. Una delle cose più soddisfacenti al mondo è rimuovere i lumi con Urgot. Oh, che bellezza! Mid lane, vogliono quella torre a tutti i costi. Un'altra. No, 90 gold presi così, che goduria deve essere. Torre abbattuta facilmente, in 2 contro 5 diciamo che è abbastanza semplice prendere una torre. Top side e bot side però non è che stiano facendo diversamente i Mad Lions. Beh, però non possono più premere perché il reset non c'era possibilità di andarlo ad intercettare da parte del trittico dei Mad Lions in corsia centrale, quindi Armut deve disingaggiare dallo split push. Ma non è umanoid. Sembrerebbe infatti di no. Perché hanno visione, hanno appena visto passare quattro membri dei Wildcats, quindi sanno l'unica persona che può venire è Orianna. Ho ancora tempo prima che... No, aspetta, stanno facendo davvero il Baron? Beh, effettivamente... Non c'è niente altro da fare. Farfetch ci rimetterà le penne? Nah, però gli viene il dubbio e dice, aspetta, possono effettivamente fare il Baron, andiamo a controllare per sicurezza. C'è un teletrasporto in entrata, arriverà subito addormentato questo Urgot, sta rischiando grosso Farfetch. Onda d'urto bellissima però da parte di Serin. Armut si lancia in avanti, trova la prima uccisione. Ferret ancora una volta con la sua suprema per salvarsi. Humanoid ha preso un sacco di tempo per quello possibile, ma adesso con Holy Phoenix lì presente il fire volge in favore dei Wildcats. Starscream è vivo per un soffio, ma è vivo. 10 HP lo separano dal attraversare purtroppo un po' di schermo in grigio, e questo porta i Wildcats a riuscire a vincere un fight che non sembrava affatto preventivato come tale. Gran bella rotazione, ottima la gestione dell'aggro, e qui vediamo gli elementi di forza della draft dei Wildcats che si fanno sentire. Qui vediamo tutta quella frontline al lavoro. Onda sonica vuoto, sa che non c'è il blue buff, una singola onda d'urto di Orianna, tutti insieme raggruppati. E ok, l'idea di barstare una delle frontline è sensato, l'hai sottolineato anche tu. Devi barstare qualcuno. Farfetch attualmente, per quanto sia una frontline e sia tankosa, è la persona più accessibile e più facile da battere in fretta. Perché Volibear non lo è, Urgot non lo è. E Kai'Sa e Orianna non ci arrivi, non sono accessibili. Kai'Sa però sta diventando un grosso problema, perché sì, se prima gli assist di Tristana permettevano comunque a quel campione di continuare a lavorare, adesso Kai'Sa è 5-0-3.
Oli Phoenix, inoltre, in tutto questo parlavamo del dover cercare accessi nei suoi confronti, è stato l'unico a non essere colpito dalla Suprema di Armut. Nonostante la Suprema dall'altro lato di Nautilus volesse bloccare inizialmente Oli Phoenix, non c'è mai stato il follow up. È Starscreen che si salva grazie al ramo della precisione come principale e riesce a sopravvivere con quei 10 HP. Mamma che fight da parte dei Mad, però i Wildcats sono riusciti a dimostrare ben di più. Humanoid qua che sta anche rischiando grosso, arriva lockdown, tanatofobia lanciata dalla distanza, subito utilizzato bulbo esplosivo, si lancia davanti Oli Phoenix che lo batte in fretta e furia. Olaf adesso ha perso anche il pegno di Stera con l'ultimo cercatore del vuoto, nemmeno necessario, sarà l'autoattacco finale a ucciderlo per la doppia uccisione. E parlavamo del fatto che Karzy dovesse caricarsi responsabilità sulle spalle all'interno di questo gruppo perché le altre duo lane all'interno del gruppo stesso fossero massicce. Beh, Oli Phoenix ce lo sta dimostrando con questa Kai'Sa quasi leggendaria, 7 le uccisioni della sua. Morto un jungler, non se ne fa purtroppo un altro e questo significa che il barone Nashor è alla mercé dei Wildcats che se lo portano a casa. E infatti subito si rendono conto i Mad Lions. Ok, a questo punto allora andiamo al drago dell'oceano, sarebbe la nostra anima. Ma non che i Wildcats non se ne rendono conto, infatti camminano giù per il fiume e dicono: beh, bene, andiamo a prenderci il drago e magari tre vite. Guarda quell'inventario da parte di Oli Phoenix, non c'è nessuno che possa stare dietro a quel campione. No, non più. Certo, un singolo drago comunque da 5 minuti in più ai Wildcats. Sul prossimo reset i Mad Lions hanno mezza mappa in meno della quale doversi preoccupare e questo significa che potrebbero concentrarsi sul cercare di portare a casa l'anima. Ancora le fonti di riduzione e guarigioni non sono così massicce. Qui Kaiser purtroppo cercava di baitare ma non è riuscito ad intercettare abbastanza ed è stata anche molto sfortunata la tempistica di quella conifera esplosiva. Olaf è stato disintegrato, mamma che danni. L'ascito morente ha messo giù un'ascia per rallentare e impedire che almeno verso i suoi alleati ci fosse un inseguimento, però sapevano già che tutto quello che hanno perso l'avevano già perso sull'ingaggio degli avversari. È stato poi felice la direzione che ha preso, poteva andare direttamente per l'entrata della sua base, ma forse aveva il timore che potesse essere chiuso agli avversari in qualche modo e forma. Purtroppo però non si vive di sedi mai, di conseguenza ora i Mad Lions si trovano con 300 gol di differenza, ma a favore dei Wildcats. A questo punto è difficile anche cercare di stallare per rimontare. A questo punto è difficile con una composizione come quella che hai draftato pensare di poter semplicemente chiuderti a tartaruga all'interno della tua base. Humanoid deve fare un gran lavoro e questa è stata anche una scelta particolare perché comunque quella Zoe è arrivata a chiudere la draft. L'avrei capita avessero avuto Kai'Sa i Mad Lions perché forse non volevano lasciare altre fonti di assedio agli avversari, ma no, considerando quando è arrivata Zoe non ha senso. Qui perderanno anche l'inibitore, non possono fare nulla. Non possono difendere, è troppo pericoloso e Humanoid non sta ancora tornando in base. Infatti mi ha incuriosito la scelta di Armut di tentare il recall e solo adesso continuare il push. Continua a pushare, continua a mettere pressione sui tuoi avversari. Tanto non puoi difendere la base attualmente e non possono pushare oltre i Wildcats. Vedremo come continuano a premere a questo punto, perché i Wildcats sanno che questa finestra, questo barone Nashor, ancora disponibile per un minuto, potrebbe essere la chiave di volta per andare verso la vittoria, per andare a guadagnare qualcosa di insormontabile per gli avversari. Oh, peccato qua, Kaiser l'aveva spottato con la lente dell'oracolo. Il problema qual è? Continua ad essere flebile il vantaggio, continua ad essere comunque solo 3 torri contro le 4 degli avversari. Le side lane continuano ad essere intonse. Wildcats, per loro una sola paura, perché la partita è tornata in loro controllo, parliamoci chiaro. Ma la paura è che vadano a utilizzare quell'unico corridoio senza andare a prendere pressione su quelli laterali. Se così dovesse essere, allora i Mad Lions hanno la possibilità di andare a rispondere, a chiudere Kai'Sa all'interno di un imbuto nella quale andare a lanciare un vichingo. Infatti i Wildcats se ne rendono conto e vanno a utilizzare gli ultimi secondi di mano del barone per iniziare ad aprire anche le side lane. Lettura macroscopica del mid game, ancora una volta eccellente. Vedremo se riusciranno a premere ancora, perché adesso con questi ultimi istanti non penso che prenderanno anche la torre interna, ma non c'è una preparazione da parte dei Mad Lions. Quella invece sì, sarà torre interna. Sono ancora in 3 mid lane, non si sono spostati di un millimetro. E di nuovo il problema è Zoe. Zoe è in una zona della mappa che non può andare a iperpushare e di conseguenza non riusciranno a trarne praticamente fuori un ragno dal buco i Mad Lions da questo push avversario. Il buff del barone è scaduto, questo significa che almeno puoi andare a depushare di nuovo le ondate, cosa che Olaf riesce a fare agilmente con le proprie asce, ma serve prendere tempo. L'inibitore crollato in corsia centrale non so neanche quanto sia un benefit, però diciamo che ti aiuta quando arriverà il prossimo drago, perché significa che se i Wildcats vincono un fight attorno all'obiettivo, vanno dritti verso la vittoria. Botside, la torre, perde un minimo di quello che è la sua barra degli HP, almeno per ora.
Wildcats però adesso hanno una Kai'Sa con l'Angelo Custode per il prossimo fight. Sì, ok, uno spike offensivo dall'altro lato altrettanto potente con un Infinity Edge. Sono 4 oggetti contro 3. Non hai il moltiplicatore del critico dell'Infinity Edge. È quello il punto. È quello il punto. Tristana adesso può iniziare a lavorare contro la frontline nemica. Serve tenerle lontano però Volibear, perché quell'orgoglio di Randuin ha un'opera di disrupt indirizzata unicamente a Tristana e al suo lavoro da mid game. Se riesci con quell'orgoglio ad andarne a limitare l'impatto adesso, è fatta. Divertentissimo inoltre che Humanoid abbia raccolto praticamente solo orgogli di Randuin per tutta la parte della partita senza critico, e adesso che Kai'Sa sta snowballando sta raccogliendo praticamente, non lo so, fave fritte con le cipolle, buonissime tra l'altro, le consiglio, probabilmente faremo anche un breve inserto di ricetta durante il cast di oggi, ma detto questo la pressione sulle sidelane adesso è di nuovo totale. Wildcats che stanno prendendo contro la bot side con Humanoid invece che cerca di pushare top side, cercare di minacciare quella torre del limitore e l'inimitore stesso. Wildcats però si rendono conto, ok, possiamo divare e uccidervi tutti? E infatti minacciano la struttura andando anche verso il recall, perché comunque Humanoid in side lane continua a premere, continua ad essere quella minaccia costante, continua a obbligare il richiamo delle forze nemiche. O così sembrerebbe! Era un bait. Humanoid può continuare a pushare, può prendere la torre dell'inibitore. Vediamo se vanno in commitment. E infatti l'idea di spostarsi un attimo in una zona con zero visione a parte di Humanoid è la risposta giusta. Se tu ti fossi teletrasportato in base, con il richiamo base ovviamente, cosa sarebbe successo? Avresti sprecato tempo, gli avversari avrebbero continuato a pushare sulla torre interna e poi magari oltre, e non ti saresti potuto permettere nulla. Adesso invece hai pushato fino in fondo, urgo the topside, e speravo avrebbero concretizzato magari spostandosi sul drago per contestarlo, e invece no, vanno per il Baron sembrerebbe. Vanno a prendere controllo di zona. Potrebbero voler forzare un combattimento adesso che hanno lo spike di Tristana proprio attorno al barone Nashor. O magari cercare il pick fuori posizione su qualcuno che vuole rifare capolino nella propria giungla. E Starscreen sembra essere in quelle condizioni. Infatti appena vede il trinket di lunga visione va direttamente verso la propria torre, dove addirittura Orianna si teletrasporta. Barone tra 5 secondi, devono contestare. Devono provarci ad ogni costo e per ora non vedono i Mad Lions, per questo i Wildcats sono un po' intimoriti. Arriva la bolla della nanna su Urgot, Humanoid si espone, mezza barra di HP che scompare, ma quella era tutta l'unità della barra di HP. Serin che finalmente trova un bel ingaggio, subito Starscreen che fa l'inseguimento di Tristana, cerca di ucciderla, ha battuto anche il povero Kaiser, Karzi cadrà e sono 3 uccisioni per i Wildcats. L'onda d'urto che serve soltanto ad abbassare gli HP di Olaf, ora abiliterà un inseguimento forse, ma vuoi inseguire quando puoi chiudere? E infatti arriva subito il teletrasporto da parte di Urgot sulla corsia inferiore, l'ondata è già settata, Armut sta duellando con Ferret, non ha al momento, sembrerebbe neanche il sustain, l'onda sonica a vuoto potrebbe rappresentare la sua fine, salvaguardia, Omnivamp, i morsi, la seconda onda a vuoto, niente da fare? Ci continua che a provare. Fight? Che sta succedendo? Non riesce a ucciderlo perché c'è troppa rigenerazione con il ma morso dai. E Armut continua a mancare onde soniche, in tutto ciò la base sta non cadendo credo, a pezzi. Signore e signori, Mad Lions cadranno grazie a un ottimo fight dei Wildcats. Draft difference, esecuzione perfetta delle condizioni di vittoria. Wildcats macro pulito stavolta li porta a vincere. Bravi, bravi, bravi. Questa è la loro prima vittoria. Ne avevano bisogno per iniziare questo gruppo con la grinta giusta, con il momentum giusto. Complimentoni davvero, perché si sono resi perfettamente conto. Non dobbiamo correre i rischi, abbiamo il vantaggio, abbiamo il late game. Per quale motivo affacciarci alla cieca su un Baron? Aspettiamo, sono loro disperati, sono loro affamati di una kill, sono esatto. Loro affamati di uccidere qualcuno e poi vincere il fight. E per questo la presenza di Orianna è stata fondamentale in questa draft, perché ogni volta un face check non era mai un face check, era un face check con sfera, quindi un possibile ingaggio da parte dei Wildcats con troppi danni ormai per essere gestiti, anche perché un deposizionamento dall'onda d'urto avrebbe istantaneamente evocato Kai'Sa e di conseguenza portato quel danno burst del quale Kai'Sa era ormai portatrice. Troppo vantaggio sulla corsia inferiore, Holy Phoenix è stato parecchio massiccio, parecchio parecchio massiccio. Diciamo arrivati a un certo punto Kai'Sa riesce a fare questo e altro, era anche forte l'Angelo Custode, quindi non sarebbe sì. Stata facile da battere a prescindere. E in questo caso il moltiplicatore critico non era presente, non avevi quell'Infinity Edge che ti dice ok, ti permette di fare 100-0 su un avversario in tempi estremamente brevi. Ma se tutti gli avversari sono fragili non ti importa così tanto, perché ti rendi conto già. Che finché hai tutti gli strumenti di utility principali
li uccidi. Arriverà il modo per ucciderli, basta avere abbastanza tempo o controlli applicati. Sì, volevo anche parlare appunto del tempo e dei controlli e di come hanno investito il proprio tempo i Mad Lions all'interno del mid game, appena si sono trovati dopo quel team fight andato veramente male a dover mangiare la polvere degli avversari. L'utilizzo di Zoe in side lane con una build specifica per l'assassinio mi ha lasciato un pochettino pensieroso, perché comunque sì, è vero, tu su Zoe vai a prendere a prescindere la concentrazione dell'orizzonte, perché quell'oggetto sembra creato col nome di Zoe stampato sopra, tanto è sinergico col suo kit. Però non utilizzare Lee Sin in side lane, come hanno fatto invece per buona parte della transizione verso il mid game, ha secondo me limitato tanto la possibilità di espressione macroscopica dei Mad Lions, e questo non è stato veramente buono da parte loro. Purtroppo questo è stato il fight antisinergico tra Karzai e Kaiser, in cui volevano tentare l'aggressione ai danni di Serin, purtroppo questo sì, non è stato. Humanoid qui ha avventato però, eh? Sì. L'ho visto, era lui, è andato giù e portare l'uccisione anche nei confronti del suo supporto era probabilmente superfluo. Probabilmente cercavano il reingaggio? Possibile, speravi almeno nel turnaround battendo Rihanna. Tristan avrebbe resettato con il salto comunque, aveva già il salto disponibile, avresti preso anche quello, dici. E così, qui era invece il momento in cui vedevamo Humanoid cancellare Farfetch dalla mappa, poi il reingaggio sul fianco, qui è dove i Mad Lions davano l'impressione di poter effettivamente portare a casa di tutto, ma a un certo punto il danno di quell'Urgot, di quella Kaiser, è ingestibile. Holy Phoenix si è posizionato sempre al sicuro, qui rivedere quel bait è stato piacevole, è stato davvero piacevole da rivedere, onda d'urto totalmente a vuoto. E questo va contestualizzato, nel senso che il fight dove effettivamente i Mad Lions hanno vinto a mani basse il fight è il fight dove gli avversari hanno mancato tutto. E qua invece dove Humanoid ha cercato di lolline nei confronti di questo Urgot e di questa Serin, poi subito dopo. Ma in tutto questo, Armut era troppo fragile per inserirsi, Karzai e Lioia che vengono abbandonati alla furia di Ferret e Holy Phoenix. Sì, bravo, hai ucciso Serin e Starscreen è ancora in vita. Holy Phoenix è stato libero di fare DPS per tutto il fight. Una già vittoria molto mutilata quella di uccidere una semplice Orianna. Non solo, specialmente se il tuo tiratore muore così in fretta e quindi a prescindere dall'Orianna morta non hai più il DPS per giocare attorno alla frontline nemica. E questa è un'altra delle cose delle quali abbiamo parlato. Serviva tenere Tristana in vita, serviva tenere il tuo DPS in vita. Dall'altro lato il DPS era Holy Phoenix e abbiamo appena visto che cosa ha fatto. E questo è stato il fight finale in cui hanno provato la linea di danni di Urgot, ma hai segnalato bene, io tornerò indietro qui. Leona ha visto un bersaglio, ha semplicemente premuto fortissimo il tasto R e ha vinto il fight. E il danno su Urgot può essere anche tanto, ma quando poi vedi metà della barra degli HP di Urgot essere sufficiente per inseguire, zonare e uccidere Karzai e la sua Tristana, capisci che purtroppo l'investimento non è stato dei migliori. Inoltre, Serin, purtroppo è uno dei destini comuni dei giocatori di Orianna l'essere poco discussi durante l'analisi della partita, perché Orianna è di per sé un campione poco scenografico, mette giù la grossa onda d'urto, ma tutto l'apporto che va a dare al team fight con il danno dei comandi attacco, l'utilità delle dissonanze e via dicendo, spesso passa inosservato. Quindi sì, una grossa medaglia sul petto anche al mid laner di questi Wildcats, che ha avuto una partita lodevolissima. Assolutamente, la capacità di difendere i propri alleati, la capacità di poter creare quelle zone di rallentamento per gli avversari e accelerazione, il facilitare il fight. Esatto. Serin doveva semplicemente facilitare il fight ai suoi compagni, perché avevi comunque una Kai'Sa che poteva andare ad assassinare bersagli a bassa salute. Perché? Perché Urgot e Kai'Sa potevano fare quello facilmente, che sia per le stack di plasma, che sia per la tanatofobia. Dovevi solo scegliere come uccidere un bersaglio, con sciogliendolo esatto nel plasma oppure triturato dal tritacarne di Urgot. E spesso facevi entrambe le cose, abbiamo sì visto ad esempio l'inseguimento finale, quello su Zoe con la conifera esplosiva, dove sono arrivate letteralmente entrambe le cose. Urgot non ha fatto in tempo a riattivare la tanatofobia in quel fight, tanto è morta in fretta Zoe per mano di Kai'Sa, ma non era solo quello il punto, perché come hai giustamente anche appena sottolineato, era una questione di scegliere. Avevano così tante condizioni di vittoria i Wildcats che dovevano solo scegliere quale applicare. Urgot ha avuto una buona fase di corsia per andare ad inflazionare tutto quel danno contro un Lee Sin che comunque ha itemizzato verso guarigione con il succhia sangue, ma questo non vi deve distrarre dal fatto che la sua performance sia stata fuori di testa. Assolutamente, Urgot messo in difficoltà, hanno anche provato a bloccare la sua avanzata quando aveva preso le due uccisioni e poi hanno cominciato e un gank, e due, e tre, per provare a prendere la torre, negargli farm, metterlo più indietro di quello che era. Ma Urgot diventa comunque una buona frontline che va a fare danno. La affianchi a Volibear, la affianchi a Leona,
cosa ti succede? Ti ritrovi con tre frontline di cui una fa una tonnellata di danno che non puoi gestire perché la tua unica frontline era Nautilus e Olaf. Eh già. E di conseguenza è inevitabile che non andrà bene nel lungo termine il match. Non puoi affrontarlo superati i 25-30 minuti. E questo rende ancora più open il gruppo. Questo sì. Significa che adesso tutti possono vincere contro tutti. I Wildcats, per quanto ci fossero sempre andati vicini, non avevano ancora portato a casa la vittoria. E adesso anche loro sono sul tabellone. Vedremo come andrà il resto della giornata, perché adesso sono veramente tanto emozionato. Sì, adesso l'atmosfera si carica di elettricità, di nervosismo, di tensione. E nel prossimo match, in cui andremo a vedere il PSG affrontare